questi 5.000, quindi Weinsteiner, Zecca, Buttarelli, Gariglio, Bernasconi, Reina, Celangat e Durante. L'ombra lunga, l'ombra nera di Mersilain Celangat davanti a Silvia Weinsteiner. Quinta posizione per la ragazzina terribile, abbiamo detto, per 36,98 il passaggio. Nicola Svetlana Reina, 16,19 il suo miglior tempo. Allora, tanto per dire, senza voler offendere nessuno, Silvia Weinsteiner è del 1979, mentre Nicole Reina assieme a Mersilain Celangat sono nate esattamente nel 1997. C'è una certa differenza, vero, di età, ma Silvia Weinsteiner è una delle grandi atlete del mezzo fondo italiano. Voglio ricordare tutti i titoli italiani vinti da Silvia Weinsteiner e aver raccolto un grandissimo risultato ai campionati mondiali di Berlino. Sesta classificata, no! Il salto è valido, il salto è buono, 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 è buono. Vediamo, dovrebbe essere un, lo facciamo dire dal giudice, però allora la coppia c'è, la ragazza Weinsteiner davanti, vai Silvia. Mancano 11 giri. Non dovevi dirlo questo, 11 giri sono un'eternità, però per loro non lo sono, sono abituatissime ovviamente a mangiare chilometri su chilometri. Adesso vedremo di dare il passaggio in 1000. Ricordiamo Silvia Weinsteiner allenata da Ruggero Grassi, mentre Nicole Svetlana Reina è allenata da Giorgio Rondelli, dove si allenano la sera a Milano nel mitico campo 25 aprile, che ha visto alle falde del Monte Stella nascere un mare di campioni, e tra questi anche Nicole Svetlana Reina, uno degli ultimi prodotti della scuola milanese. Qui abbiamo un nullo, intanto avremo il passaggio tra un po' ai 1000 metri. Coppia di testa, Mersilain Celangat e Silvia Weinsteiner. Eccolo qua, 1000 in 3,04,74. Non male, non male, non male. Vediamo a quanto passa Nicole Reina con davanti Sara Bottarelli. E vediamo un 3,21,77. E poi c'è anche la Bernasconi, 3,21 per il terzetto che segue la Weinsteiner e la Celangat. Giorgio, se ci fossero delle premiazioni sarebbe il non plus ultra. Sentiamo, sentiamo cosa dice la direzione di gara. Arrivano, ci dice il nostro Rolando Perri. 30 secondi, arrivano le prossime premiazioni. Bene, bene. Tanto siamo ai 1400, tra non molto, 1400 metri. Rimanete con noi e dopo i 5000 abbiamo i botti finali con i 100 piani donne e uomini. Eccole qua, 1400 metri. Celangat Weinsteiner, Silvia. 9 giri. 9 giri ancora. Aumenta il vantaggio nei confronti di chi sta dietro del terzetto, e salutiamo anche Camossi che nel triplo qualche cosa nella sua vita ha detto, anche un titolo del mondo ha coperto in quella di Lisbona, e credeva che io non lo sapessi, invece Thank you.
Eccole qua nuovamente in rettura d'arrivo, nuovo passaggio. Silvia è sempre attaccata molto bene, le vediamo tutte e due bene spinta, 8x4, 32, ancora 3200 metri, siamo ai 1800, adesso vedremo dalla parte opposta il passaggio ai 2000. Vai Gio. Quando Walter, siamo quasi pronti per dare i nomi degli 8 finalisti del lungo. Bernasconi, otto finalisti nel lungo, premiazioni non ce ne sono, no. Stanno preparando, avremo notizie a breve. Adesso abbiamo gli 8 finalisti, stanno compilando la classifica i nostri giudici. Magari un applauso alle nostre atlete lo possiamo fare ogni tanto, ci teniamo un po' caldi. Grande pubblico gavardo, sempre sensibile e sempre attento e sempre più di qualità, perché con questi atleti che si sono visti passare davanti, cosa dici Walter? Vale la pena esserci? Io ho detto, anche perché l'ingresso poi è gratuito, chi non viene peste lo colga, diceva qualcuno, no? Chi non c'è, specialmente in zona. Allora intanto Nicola Svetlana passa al comando di questo terzetto. Sette giri per loro. Allora chiamiamo gli 8 finalisti. Non li chiamiamo in ordine di misura, ma li chiamiamo qui. Quindi Riccardo Serra, fatti vedere. Poi Mohamed Reda Chambun, poi Andrea Aldeghi, Alessandro Livelli, Camillo Cavoré, Harold Millet Burruecos, Stefano Braga e Riccardo Pagan. Abbiamo chiamato per ultimo, ma è quello che ha la miglior misura, quindi sono 6,98. Scusate, errore. Ok, miglior misura 7,58 di Cavoré. Scusate. Camillo Cavoré. Perfetto. Allora attenzione, intanto il sole, i nostri giudici, per fortuna che mi correggono ogni tanto, se non ci fossero loro. Grazie. Giorgio, partiamo dalla testa. Qui dovremmo vedere adesso il passaggio ai 3000 per la testa. Passiamo al passaggio ai 3000, vede 6, ma dietro vedono 5. Ecco qua, 5 giri. Passaggio ai 3000, andiamo a leggere il tempo. Siamo a 9:21:46, no, era scattato sul precedente, 9:22 abbondanti. Il cronometro si è fermato sull'atleta che invece ha 6 giri da compiere, non 7, dunque 9:22. Va bene così Walter, non c'è problema, dai. Dopo lo facciamo dalle 16, 3 ore circa di chiacchierata, ci può scappare anche qualche piccola imperfezione. Ci perdonate? Sì, dai, un pochino. Sì, ecco la gerenda che ha cercato di allungare. Ha cercato di allungare nei confronti della Beisteiner dopo 3 km e 200 metri, è ancora lunga, e Silvia risponde.
cerca di rimanere attaccata Silvia, un buon passaggio a 9.22 si dovrebbe chiudere abbondantemente, diciamo così, sotto i 16 minuti, è già qualcosa di certo. Le condizioni atmosferiche non sono eccellenti per fare un 5.000, un 5.000 magari se ne fare d'estate, perché ormai il clima è estivo, verso le 8 di sera. Allora siamo ai 3.004, sempre Silvia Weinsteiner in seconda posizione con l'ugandese davanti, Merzlein Celangatta. Un giro in più per Sara Bottarelli, Brescia Prison, la tesserata per questa società, mentre ci guardiamo attorno ed è molto molto probabile che la coppia di testa riesca a doppiare tutte le altre atlete, un nullo il primo salto di finale nel lungo. Dicevamo è probabile, infatti in seconda e terza, in terza e quarta posizione c'è Nicola Svetlana Reina e l'altra compagna che hanno sì e no 100-150 metri davanti, sono 150 metri davanti alla coppia di testa che pian piano sta rosicchiando centimetro, tutto è probabile che gli arrivino molto molto vicine, se non addirittura riescano a doppiarle con il 32 Bernasconi, poi Reina. Eccola qua la Celangat che prende il largo, stavolta ce la fa la Celangat, vediamo se reagisce, mancano tre giri, se reagisce Silvia Weinsteiner che le è stata incollata metro dopo metro come chissà come uno stopper che se cura l'attaccante di punta, però questa volta l'attaccante sfugge verso la rete e la Celangat ha preso qualche decina di metri, ma Silvia per me non è finita, Walter. No, infatti da per me non è finita. Cocciuta altoatesina, da grande interprete del mezzo fondo, ha ricucito lentamente, piano piano, e ritorna sotto, nuovo aggancio, benissimo, ai 4.000 aggancio. Mentre sono in pedana per il lungo, salta in questo momento Millet Barruecos, che ha un 7.22, nullo questo salto. Di un niente, l'ho visto di un niente, intanto ecco qua Weinsteiner che ha detto nella testa, momento, mancano due giri, adesso dico la mia, guardate Silvietta come sta andando, due giri 800 metri per Silvia Weinsteiner, vediamo se adesso la Celangat ha ancora una volta il coraggio di riuscire a ritornare sotto, tocca a lei rispondere questa volta, ma mi sa tanto che è una risposta che cadrà nel vuoto, prega nel lungo. Riccardi, ed ecco come avevamo... Stefano Braga è saltato in questo momento. Come avevamo pronosticato, doppiate tutte le avversarie, meno ovviamente la Celangat. Silvia Weinsteiner, 600 metri alla conclusione. Addirittura d'arrivo per Silvia, un giro. Prosegui pure Giorgio con lungo, quando lo ricordo. Va bene, ha saltato Stefano Braga, un 7.11 che non va a migliorare il suo 7.26 di qualificazione. Mentre si corre l'applauso alla nostra Silvia Weinsteiner. Grande gara la sua, possiamo dirlo. Tu che te ne intendi, Walter? Campana, guarda cosa fa, 14.24, chiude in... vediamo un po', 15.37.38, vediamo se ci vediamo, dai, è un tentativo, mica so farti conto io, comunque mancano 300 metri, brava Silvia Weinsteiner, cavalcata vincente, in grande spolvero Silvia che ho avuto l'opportunità di commentare proprio esattamente il 1° maggio la sua vittoria in quel di Oderzo per la 7ª volta nel trofeo città archeologica, quindi 200 metri per lei, possiamo
far levare l'applauso, accompagnarla in questa sua cavalcata solitaria per chiudere questi splendidi di 5.000 che l'hanno vista protagonista in questo Gavardo Meeting, 10ª edizione. Splendida la sua corsa, bellissima la sua gara. Un applauso alla signora dei 5.000, grande Silvia! La regina è lei questa sera, la regina è lei! E vai a vedere il tempo che è di 15 e 36! 6 e 60, grande Silvia Weinsteiner! Arriva la Celangat! Grande arrivo anche per lei! Ha ceduto solo nel finale davanti ad una grande protagonista, ad una grande signora dei 5.000. Del resto l'hai osannata per tutta la gara, non poteva essere diversamente. Ancora applausi per queste ragazze che hanno ancora un giro da completare. Allora un attimo, abbiamo Silvia, vieni un attimo dentro qua sul prato, non possiamo passare sul traguardo, vieni, ci faccio... Ci mettiamo in onore di tribuna, dai, così la vediamo tutti. Ma faccio correre 2 minuti, ma a un battito cardiaco fa 50 battiti. Addirittura. Complimenti. Ecco qua. Con Nicola, Svetlana, Reina, brava Reina. Allora 15 e 36, va bene o no?